Allora, stiamo sperimentando, indubbiamente questo è il momento per sperimentare. Stiamo scrivendo un pezzo di storia del mondo della scuola, vero, d'accordissimo, e il nuovo spaventa sempre, certo. Credo che sia normale, inoltre noi docenti portiamo le paure anche dei genitori e dei bambini, siamo sotto stress. Sì, indubbiamente, vede, il nuovo spaventa le paure dei bambini, siamo sotto stress. In una frase credo che abbiamo fatto realmente la radiografia al momento che vive la scuola. Sì, bisogna tuttavia trovare qualcosa per liberarsi dalle emozioni che possono diventare nocive, come appunto la paura. Io vi sto facendo vedere, adesso voi vedete a video una slide, perché sto ultimando un percorso di formazione a distanza proprio sull'intelligenza emotiva negli ambienti di apprendimento, in cui i capisaldi, ecco, del mio discorso sono proprio le emozioni al centro dell'insegnamento, ecco, nell'asse ideale insegnamento-apprendimento, affinché questa emozione di paura che adesso ha il sovravvento nella scuola lasci il posto all'emozione che dovrebbe abitare la scuola per due ragioni. Prima ragione, la paura è il primo ostacolo al raggiungimento del desiderio dei ragazzi. Il desiderio è lo strumento grazie al quale si apprende, e si apprende sempre quando nasce una relazione fiduciaria con chi ci insegna qualcosa. Se chi ci insegna qualcosa è mosso da paura, è molto difficile che possa apparire affidabile, non dal punto di vista della conoscenza, ma quanto come figura di riferimento a cui, diciamo, da investire di quei desideri relativi naturalmente alla conoscenza, al punto di andarsene a prendere. Il desiderio è un termine marinaresco, deriva dal latino sidus, la stella, sidus sideris, è il de che indica in questo caso allontanamento, privazione, è la mancanza delle stelle. Diciamo che secondo l'etimologia del termine è la mancanza che notano i marinai, notavano i marinai quando un tempo di notte per mare avevano bisogno delle stelle per potersi orientare. Non avendo le stelle come riferimento, sentivano una mancanza, quindi avevano il desiderio di avere qualcosa con cui orientarsi. Il desiderio, peraltro, compare per la prima volta come termine con i desiderantes. Nel De Bello Gallico lo usa Giulio Cesare, e Giulio Cesare dice: i desiderantes erano dei militari, dei soldati che stavano in cerchio intorno all'accampamento di notte. Quindi guardavano anche loro le stelle, okay? E aspettavano con pazienza il ritorno dei soldati che nel frattempo erano andati in guerra. E quindi erano lì perché accoglievano delle persone di cui si sentiva la mancanza. Ora, il fatto di avere ancora uno spazio per attendere, e lo spazio per attendere non c'è più, fa sì che crolli il desiderio stesso, perché il desiderio è fatto d'attesa. E quello che accade a noi, anche con il modo in cui noi viviamo le moderne tecnologie, fa sì che sem sia sempre più difficile desiderare, e che di conseguenza, se la persona da cui desideriamo che ci venga trasmesso qualcosa non è altamente affidabile, è difficile che attiviamo il desiderio di andarcelo a prendere. D'altro canto, gli insegnanti, purtroppo, nonostante la scuola 50-60 anni fa godesse di un grande credito in termini di fiducia, la
gli insegnanti purtroppo partono con un debito fiduciario. Nel momento in cui un insegnante entra a scuola per il primo giorno, deve già dimostrare di essere bravo per ciò che si vive fuori. Attenzione, non ci riferiamo al fatto che sia in grado di essere un insegnante oppure no. Cioè c'è già la diffidenza da parte delle famiglie, da parte dei ragazzi. Per cui è normale che poi, se si parte già con un debito di fiducia in questo senso e si è armati anche dalla paura, come si fa? Primo, a diventare affidabili per i ragazzi e quindi a diventare completi nel modo di trasmettere la comunicazione e in secondo luogo come si fa ad essere anche dei punti di riferimento, insomma, per la società scolastica, per la collettività scolastica. Quindi è evidente che bisogna provare a restituire, valorizzando opportunamente le parole, le emozioni che appartengono alla scuola, perché non è la paura che appartiene alla scuola, la paura l'abbiamo ereditata da quando sono cambiate le cose nel modo in cui la società ha rivoltato il ruolo dell'insegnante. Sono subentrate delle emozioni nuove, ma il termine scuola, voi siete insegnanti, siete voi che insegnate a me questo, il termine scuola significa vacanza. Ora, non significa vacanza nel senso in cui oggi viene quasi, no, additato il ruolo dell'insegnante. Vacanza significa altro. Vacanza è il periodo che si concede, che si concedeva nell'antica Grecia, in cui c'era la scolè, no? Poi diventa la scuola latina, in cui i ragazzi, gli studenti, erano autorizzati a non lavorare, quindi ad essere esonerati dalla fatica del lavoro, per potersi preparare a gestire la res pubblica, quindi a diventare degli uomini politici. Quindi erano autorizzati a vivere la scuola come comunità, in cui c'era il maestro che non era soltanto colui il quale trasmetteva un sapere, ma era un facilitatore della collettività e della comunità scolastica. Quindi è chiaro che nell'etimologia stessa del termine noi troviamo la risposta a quali emozioni dovremmo riuscire a riportare nella scuola. La fatica, l'impegno, anche questa etimologia latina, è il negozium. Quindi questo vuol dire che il contrario del negozium, cioè l'ozio, non nel senso dispregiativo con cui si può intendere oggi l'ozio, è la condizione di benessere, benessere consapevole, di agio. Quindi la scuola può dare il giusto valore agli insegnamenti dei maestri, chiamati magister ludi, da ludus, da gioco, era quello il nome dell'insegnante. Il magister ludi è colui che insegna in una scuola che deve operare in pieno ozium, cioè in piena condizione di benessere. Ora, questo lo dicevano 2350 anni fa, perché questo è un precetto tipicamente aristotelico, per cui è con Aristotele che nasce questo concetto di scuola. Bene, perché allora non riappropriarsi delle giuste emozioni che invece adesso si stanno completamente perdendo? Ora ritorno al discorso delle distanze. Il discorso delle distanze comincia a diventare un'arma a doppio taglio, perché dovendo rimodulare la prossemica, dunque la distanza relazionale, l'abbiamo definito la distanza intima, non la distanza con le persone che abbiamo nella nostra diciamo con cui abbiamo maggiore confidenza, poi c'è una distanza sociale, è quella che supera i 2,5 metri di distanza, e questo spazio intermedio che è la distanza relazionale, in cui nasce, ce l'abbiamo a video, ogni relazione, tra cui anche la relazione educativa. Ora, il modo in cui quello che sta accadendo ci sta allenando a rinegoziare le nostre distanze con gli altri, dovrà necessariamente fare anche i conti
su quali strumenti adottare per poter arrivare alle emozioni dei ragazzi, per far diventare la scuola il luogo del divertimento. Io lo so che adesso si attiva un bel po' di risposte, perché in realtà il principio del divertimento a scuola è un concetto che è innato con la scuola. Ora, se ci sarà l'occasione, magari farò anche vedere qualcosa di questo lavoro che sta per essere pubblicato in questo corso online, che peraltro è anche abbastanza lungo, è un Master Academy che ho appena terminato di registrare. La scuola è divertente solo nella misura in cui, sempre dell'etimologia del verbo vertere, ok? De e verto, ok? De e verto significa mi oriento altrove, mi rivolgo altrove. Cioè il divertente non è soltanto il simpatico, è anche semplicemente il curioso che fa del buon umore la sua arma migliore per dimostrare di poter agire in maniera anticonformista e, se vogliamo, anche non convenzionale rispetto agli orientamenti statici in cui una determinata situazione verte. E quindi io divergo dal verbo vertere, da divertimento, deriva anche il divorzio. Il divorzio è quello, cioè cambiare strada, andare dalla parte opposta. Allora noi in questo momento abbiamo l'opportunità enorme di cambiare strada. E che cosa ce la offre questo periodo? No, questo noi è da sempre che abbiamo la possibilità di cambiare strada. Questo periodo ci offre la possibilità di utilizzare il linguaggio che a noi è più familiare per cambiare strada, quindi un grande vantaggio. Perché se fino a ieri noi potevamo dire la mancanza di addestramento alla comunicazione non verbale, all'intelligenza emotiva, è un limite nella relazione educativa, adesso che nella nostra classe, e ci alleniamo con il web adesso che siamo obbligati a farlo, quel contatto è affidato alla parola, bisogna cominciare a trovare le parole giuste. Ecco perché dicevo l'altra volta, state facendo lezione, fate fare un riassunto ai ragazzi, fate scrivere, perché è il linguaggio scritto quello che allena alle parole. Se invece si utilizza il linguaggio social anche nel linguaggio che poi è il linguaggio parlato sostanzialmente, anche nel linguaggio scritto, vuol dire che le parole importanti le stiamo completamente perdendo. Perché il modo in cui si usano le parole ha un potenziale straordinario, ma dipende dalla modalità che si sceglie. C'è una grande differenza tra affidare la comunicazione al linguaggio verbale o al linguaggio scritto. La parola ce l'abbiamo tutti, nessuno ci insegna a parlare, ma qualcuno ci insegna a scrivere. Ci sarà un motivo per cui non veniamo al mondo con l'abilità di parlare, ma se non abbiamo deficit a livello cerebrale, impariamo a parlare. Quindi se noi non impariamo a scrivere, ma impariamo a parlare, vuol dire che c'è una differenza. Beh, il linguaggio scritto è un linguaggio non automatico, cioè è un linguaggio, quindi è una modalità di comunicare artificiale e artificioso, va bene? Ma ha una caratteristica rispetto al linguaggio parlato, è più lento, perché obbliga almeno a pensare la parola, che non è poco, perché questo è un momento in cui le parole non vengono pensate. Pensiamo alla conflittualità. Da cosa nasce la conflittualità se non dall'uso sgarbato e sbagliato e sgangherato della parola? Allora c'è una possibilità enorme che abbiamo adesso, è il ragionare sulla parola, perché quando torneremo in classe, quell'abbraccio che davamo con la vicinanza, con il linguaggio del corpo, con la prossemica, quindi con la distanza che fa percepire, quella giusta distanza, mi chiedo in che modo potrà cambiare, è un argomento che magari torneremo ad affrontare, quella giusta distanza, che è la giusta distanza educativa, quella tipica dell'insegnante col suo
studente, non troppo vicino per non sembrare invadente, non troppo distante per non sembrare disinteressato e quindi distante, distratto, assente. Ma quella giusta distanza adesso cambia. E poiché cambia, il linguaggio del corpo che può risentire, che risente necessariamente del modo in cui l'insegnante vive le sue emozioni, che abbiamo dimostrato essere, da quello che voi stessi mi scrivete, emozioni di paura, è normale che cominci ad essere in perfetta contrapposizione con quello che il linguaggio parlato intende affermare. Allora, con il linguaggio scritto si comincia a prendere il tempo del respiro e a pensare la parola, e quindi a rallentare la parola, e quindi a cominciare a prendere un giusto respiro prima di aprire bocca, dare fiato alle trombe e fare dei danni irreparabili. Siamo noi prima a doverlo fare, siamo noi che possiamo insegnare le parole giuste, approfittando di questo momento in cui è l'unico modo che ci è concesso per essere vicini agli altri. Leggo alcuni commenti. Ok, vediamo. La paura non per la scuola, per l'insegnamento, indubbiamente, perché sono armati tutti gli insegnanti da amore e passione, perfettamente d'accordo. Piuttosto il vivere sotto pressione di richieste dall'alto, certo, sempre nuove, diverse, assurde, ok? La voglia di non trascurare nessuno. Non tutti si rendono conto che non tutti riescono ad avere ogni cosa, certo. Il dare tutto per scontato purtroppo non è così, non entro nei dettagli ma si intuisce. La fatica e l'impegno c'è sempre stato. Non ci sono assolutamente dubbi. Purtroppo non ci sono assolutamente dubbi. Va detto che come dappertutto ci sono degli insegnanti indubbiamente molto preparati, altri che per altre ragioni sono meno motivati e quindi fanno molto meno leva sulla motivazione dei ragazzi e sul desiderio di apprendere. E magari poi nel calderone della polemica intorno alla scuola entra anche chi è realmente armato da amore e passione. Io posso dire certamente una cosa che è fuori da ogni dubbio per quanto mi riguarda, spero che siete d'accordo tutti, perché qui siete in questo momento vedo 83 persone, molti di voi sono insegnanti, quindi siete colleghi tra di voi, ma credo che la preparazione, la conoscenza degli argomenti dei nostri insegnanti non possa essere messa in discussione a nessun livello. Gli insegnanti italiani sono tra i più preparati del mondo. Ma facciamo attenzione ad una cosa. Viviamo la dimensione della scuola in cui l'insegnante, perché anche questo va detto, cari amici, l'insegnante non è più l'insegnante di prima. L'insegnante di prima faceva l'insegnante e basta. Adesso, con il modo in cui è cambiata la scuola, voi fate anche gli insegnanti. Quindi possiamo dire che dallo stress con cui si svolgono i collegi pomeridiani, gli incontri, le programmazioni, risente anche la modalità di insegnare. E quindi non c'è tempo di coltivare la sfera emotiva e relazionale che diventa quella che rende giustizia alla preparazione. In questo momento, questo è il momento in cui la preparazione è mortificata dalle modalità che non vengono adeguate, che non vengono aggiornate, che non vengono addestrate, perché non ce n'è il tempo. Allora, gli insegnanti che vivono sotto stress e di cui nessuno si occupa, perché nessuno dice mai: sapete che facciamo? Questo aggiornamento facciamolo con delle pratiche di yoga. Lo fate perché è quello che serve. Bisogna ricordarsi che l'insegnante è una persona che, se deve star bene, deve prima di tutto occuparsi del suo stato d'animo. Poi diventa un insegnante, ma è una persona che si porta il carico di problemi di 30-40 persone. E guardate, in una posizione percettiva rispetto alla classe che lo espone al bersaglio di tutte le attenzioni di 30 ragazzi che non vedono l'ora di infilarsi nelle maglie emotive dell'insegnante. Quindi l'insegnante arriva con lo stress della sua quotidianità in classe. Entra. Bene, perfetto. Non appena c'è qualcosa che non va, voi lo sapete, arriva qualcuno e vi dice:
Ma che cosa è successo oggi, professore o professoressa? C'è qualcosa che non va? In quel momento, 30 ragazzi che ci osservano per 4 ore sono già entrati nelle nostre maglie emotive e cominciano ad insinuarsi come gli adolescenti, come i ragazzi, sanno fare in maniera magistrale. Loro di voi sanno tutto e sanno anche il modo in cui devono mettervi in difficoltà, a disagio. Voi di loro sapete poco perché non c'è il tempo di conoscere questi ragazzi, ma principalmente non c'è il tempo di star bene con se stessi per poter dire: facciamo così, io adesso queste 2 ore di lezione le dedico a farmi raccontare dei ragazzi chi sono realmente, perché questo diventa già uno spartiacque enorme per capire come fare a rimodulare una didattica che viene di conseguenza, mancando questo livello, erodata a pioggia per tutti nella stessa maniera, con la conseguenza che alcuni, i più bravi, i più capaci, quelli che sono più sensibili al nostro modo di comunicare, imparano. L'altra metà della classe ce la perdiamo e non potendo far niente, non potendo adattare una strategia per venire incontro loro, mortifichiamo il loro desiderio. Torniamo indietro. Quindi è normale che quello che accadrà appena noi rientreremo in classe sarà capire bene che a quella distanza maggiore a cui dovremo essere, quelle emozioni saranno amplificate, non è che non arriveranno. Lo sguardo, il sorriso, gli occhi, lo dice benissimo la professoressa Spadafora, arrivano ai bambini e ai ragazzi. Ma quando bisogna arrivare a dare l'abbraccio, non potendolo fare fisicamente, bisognerà darlo con le parole, perché le parole hanno il potere di incoraggiare o di deprimere, e sono sicuro che tutti voi non dimenticherete mai quella volta in cui il vostro professore o chiunque nella vostra vita vi ha detto delle cose che vi hanno raggelato il sangue, perché è successo a tutti almeno una volta nella vita. Ok, leggono perfettamente il nostro intimo, certo, sì. Specialmente i più piccoli, con la differenza che i più piccoli sono meno maliziosi, mentre gli adolescenti cominciano a utilizzare, diciamo, per il proprio tornaconto personale quelle informazioni e creano realmente disagio. Allora, leggo questo altro post che mi pubblica, credo che sia anche Milena Speranza, un'insegnante, la saluto. Le docenti di vecchia generazione, anche nell'infanzia, non comprendono che un bambino apprende solo quando si diverte. Ah, bene, la ringrazio. Invece loro non tengono nella giusta considerazione né il gioco e tantomeno i laboratori. Ah, fantastico. Allora, visto che siamo addirittura d'arrivo, se magari avete anche qualche altra domanda, potete provare a postarla o se avete qualche considerazione lo stesso, vi porto questo semplice esempio, perché tra l'altro credo che voi queste cose le sappiate. Io non so se questa è una delle prime volte in cui ci siamo incontrati. Come molti di voi, anch'io mi sono adattato, no, a trovare le parole giuste per fare la didattica sul web che faccio già da molti anni, ma live, come in questo momento. E so perfettamente che tutto questo non è affatto semplice, ma se tutto questo non comincia a diventare quel gioco che poi, quel divertimento su cui dobbiamo improntare tutto, finiamo per continuare a frustrarci per il fatto di dover utilizzare degli strumenti che secondo noi non funzionano e a patire il doppio quando torneremo in presenza, perché è una pia illusione di tornare in presenza e tornare a fare le cose come era prima, perché cambia. Il mondo cambia perché cambiano le distanze sociali e il tempo che ci vuole ad una parola per contattare qualcuno con le emozioni che trasmette, nel momento in cui si trasforma, trasforma anche il modo in cui quegli stessi significanti, oltre ai significati delle parole, arrivano a destinazione. Prendo dunque in prestito un esempio che credo che voi conosciate benissimo, un esempio illustrissimo di cui parla Ken Robinson nel libro La scuola creativa. Sono sicuro che molti di voi lo avranno anche letto. Ken Robinson parla di un famoso ex dirigente scolastico di nome Richard Gerber che
viene incaricato in una scuola di Cardiff. Siamo in Gran Bretagna. Gerber prende l'incarico in questa Grange Primary School, quindi una scuola primaria, che ormai era, aveva perso la buona reputazione della scuola inglese, tipica delle scuole inglesi. Parliamo di una scuola primaria. Allora, che cosa fa questo dirigente? Arriva, convoca gli insegnanti e comincia a dire: facciamo una cosa, osserviamo i ragazzi, vediamo come apprendono. Diamo loro la scuola che permette di apprendere. Ovviamente, trattandosi di una primaria, la cosa che hanno potuto notare è che i bambini volevano correre, giocare, divertirsi, no? Attenzione, apro una parentesi. Oggi dire ad un bambino di scuola primaria stai per 4 ore bloccato, seduto su una sedia, è una contraddizione rispetto all'istinto, perché se io vedo mio figlio che sta, mia figlia ha 4 anni e mezzo, che sta fermo per 4 ore su una sedia, io chiamo il medico, perché non è normale che un bambino sia seduto per tante ore. Comunque, va bene. Gerber cosa fa allora? Dopo questa osservazione comincia a modificare il modo di fare la scuola, crea un progetto che chiama Grange Town, o anche Grangeton, ci sono dei refusi sul web, lo trovate con entrambi i nomi. Di fatto una città nella cittadella scolastica che è improntata al modello del divertimento, cioè si impara l'italiano con delle reali emittenti radiofoniche, si impara a scrivere con le emittenti televisive, si impara a prendersi cura degli altri con dei finti ambulatori medici in cui i più grandi delle quinte classi si prendevano cura dei bambini più piccoli. In poco tempo non soltanto questa scuola ha recuperato la reputazione che aveva perduto, ma Gerber, che non fa più il dirigente scolastico, va in giro per il mondo a spiegare agli altri dirigenti come dovrebbe essere impostata una scuola per aiutare i ragazzi ad apprendere meglio. Ma sostanzialmente, rispetto alla triade che abbiamo qua davanti, che cosa c'è di diverso? C'è un modo di insegnare che deve rendere efficiente, anzi efficace, un modo di apprendere, e l'unico modo è di cambiare l'intensità delle emozioni e soprattutto la qualità delle emozioni. Abbandonare un'emozione di paura, bisogna sapere come farlo d'altro canto, e cominciare a spostare su un nuovo codice, no, emozionale, ecco, quei vissuti che sono anche contenuti che poi diventano apprendimento. Ecco come un sorriso crea allo stesso effetto dell'ossitocina. Voi sapete che l'ossitocina è l'ormone della fiducia. Un sorriso, la giusta parola, un abbraccio dato con il giusto paraverbale, non verbale, con la giusta parola, fa sì che si sviluppi ossitocina a livello del nostro cervello, esattamente nell'ipotalamo. L'ossitocina fa sì che l'ossitocina è l'ormone della fiducia, per cui quando cresce fiducia, cresce l'apprendimento, perché tutti vogliono ricordare ciò che hanno potuto apprendere quando hanno percepito la fiducia. Perché le informazioni che invece la gente è chiamata a ricordare e che ha appreso sotto la pressione della frustrazione di non riuscire a comprendere, beh, ma quelle le dimenticano già dopo aver sostenuto l'interrogazione a cui si preparano a memoria. Cosa c'è di strano che poi i dati OCSE dicano che i nostri ragazzi non apprendono? È così, perché memorizzano, ma non apprendono. Memorizzano, ma devono essere interrogati quel giorno, che dopo 2 giorni già non ricordano niente. Memorizzano anche nel modo sbagliato, peraltro, perché memorizzano nella memoria, depositano queste informazioni nella memoria dichiarativa, cioè stanno lì lo stretto necessario perché io possa svuotarmi e poi tornare ad occuparmi d'altro, di ciò che mi piace, quindi lo smartphone, non per intenderci, cioè la scatola dei desideri, la scatola dei giochi che adesso rappresenta lo smartphone, all'improvviso ci viene incontro come uno strumento d'apprendimento, può essere integrato nella classe, può essere il modo attraverso cui riusciamo a catturare l'attenzione dei ragazzi
Ci dicono che dobbiamo utilizzare questi strumenti, poiché non c'è molta alternativa in questo momento. Vi prego di considerare che questa modalità è una opportunità enorme per rilanciare la scuola. Ok. Mi ha fatto piacere stare con voi. Leggo ancora qualcosa. C'è Erika Taurisano. Ok. L'intelligenza emotiva spesso scarseggia nell'ambiente familiare. Sì, certo. E non è semplice svilupparla completamente a scuola. Indubbiamente, ma vede, gentile professoressa, io allora, intanto, se voi volete, segnatevi questo appuntamento. Mercoledì prossimo, il 6 gennaio, sul mio canale, si farà una diretta sulla didattica alla primaria con il metodo dell'intelligenza emotiva, perché noi abbiamo pubblicato dei testi che aiutano gli insegnanti ad insegnare l'intelligenza emotiva. Ma se vogliamo, bisognerebbe discutere, e magari lo facciamo diventare l'argomento della nostra chiacchierata di giovedì prossimo, dopo che avremo visto insieme, se vorrete, anche questa diretta sulla didattica alla primaria, perché non dovrebbe essere il compito dell'insegnante insegnare l'intelligenza emotiva. Perché intanto dovremmo un po' capire, no? Se questo possa rientrare nelle competenze dell'insegnante, perché va detto che di base noi gli strumenti per apprendere, per sviluppare l'intelligenza emotiva ce li abbiamo, però magari non li utilizziamo, perché se siamo ancorati alla paura è chiaro che noi non riusciamo a liberare tutte le nostre emozioni. Se siamo legati alla paura, vedete che le emozioni poi diventano dei filtri. Cioè, quando mi arriva qualunque informazione, viene filtrata dalla paura. È normale che non è lo stesso tipo di messaggio che sarebbe se io di questa paura riuscissi a liberarmi. Allora, l'insegnante può fare un percorso su questo argomento e scoprire come potenziare la sua intelligenza emotiva, ritrovarla, scoprirla nuovamente e farne un efficace strumento di lavoro. Dopodiché, più che insegnare intelligenza emotiva alla classe, dovrebbe insegnare con intelligenza emotiva alla classe, cioè utilizzare il potenziale delle emozioni per stimolare le emozioni dei ragazzi che li aiuteranno ad apprendere, che è differente. Ma aver appreso prima di tutto il vocabolario emozionale personale è necessariamente il primo passo per poter poi agire nella direzione delle emozioni in uscita, no? Cioè quelle che poi vogliamo evocare. Comunque, io sono contento del fatto che poi l'argomento oggi sia diventato l'apprendimento significativo, eccolo qua, io lo vedo adesso. Assolutamente d'accordo, professoressa Loddo, grazie e complimenti, e per forza correlato alle emozioni. Quindi noi lunedì prossimo, chiedo scusa, purtroppo con tutti gli appuntamenti web sto cominciando a perdere veramente un po' l'orientamento rispetto a tutte queste dirette. Giovedì prossimo, rettifico, giovedì prossimo, noi ci rivedremo qua. Io oggi ho dovuto completamente inventare questa diretta perché, come sapete, questo è un appuntamento con il mio caro amico Salvo Amato, che purtroppo ha avuto problemi, quindi alla fine siamo partiti un po' alla spicciolata, ma ci siamo decisamente orientati verso un argomento di chiaro interesse. Giovedì prossimo noi potremmo anche ritornare sull'argomento e magari anche approfondire con tutte le implicazioni dell'intelligenza emotiva per l'insegnante. Magari sarà anche su questo che parleremo insieme con Salvo. Grazie a voi, grazie a lei, professoressa Spadafora, gentilissima, grazie a lei, professoressa Taurisano. Vedo se ho ancora qualche altro commento. Ormai la professoressa Spadafora ci ha abituato a leggere cose belle, quindi ricche, la leggiamo, come dico sempre io, sempre sorriso, perfetto. E questa è fiducia, assolutamente. Però, come sapete, il sorriso non sempre ce l'hanno tutti, perché poi cominciamo a dire, ma sai, io devo arrivare, che ho da occuparmi della casa, della famiglia,
c'è poco da sorridere, sì, però bisogna cominciare a lasciare fuori dalla porta dell'aula tutto quello che non deve andare in classe, perché ricade sull'apprendimento dei ragazzi. Questo è possedere intelligenza emotiva, possedere elevati livelli di intelligenza emotiva. Va bene. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Se vi ha fatto piacere questa conversazione, vi invito a condividerla sulle vostre pagine, sui vostri profili. Vi rinnovo l'invito ad essere presenti qui giovedì prossimo a quest'ora alle 17, mentre mercoledì, per gli interessati alla didattica alla primaria, parleremo di testi, okay, in cui fiabe improntate sul metodo dell'intelligenza emotiva vengono utilizzate per l'apprendimento della didattica curricolare, matematica, scienze, geografia, italiano, insomma, aritmetica, quello che si insegna nelle vostre classi. Se non sarete presenti, i video saranno comunque disponibili sempre su questo canale, perché resteranno registrati e potrete sicuramente recuperarli in altri momenti. Grazie ancora per la vostra attenzione e per l'interesse con cui seguite questi appuntamenti, e alla prossima volta.